non bisogna dargli quei 4-5 minuti dove loro fanno quello che vogliono, perché poi non li tieni più. È importante concedergli anche qualcosa. E la rete di Anthony Nigro, che ha recuperato un disco di Luciani, ha tirato la prima volta, l'ha recuperato e l'ha infilato in mezzo alle gambe di Cinco. Probabilmente oserei dire un erroraccio del portiere. Differita. Andare via sulla destra, attenzione, giocatore kazako, il tiro, la grande parata di Carozzi, poi la bomba dallo slot sul rebound e la rete del numero... Mea culpa della difesa asiaghese, bisogna dire. Abbiamo lasciato libero in zona neutra il giocatore che poi non ha segnato, ma ha creato gran parte dello scompiglio, perché ha preso il tiro da 2 metri, da 2-3. Che se ne va, Bentivoglio, penalità. Penalità per Bentivoglio. Per l'Asiago esce il capitano dei Kazaki. L'anima si ferma. Disco per Ulmer che lo alza. Salima che sbaglia il controllo. E finisce anche la penalità di Rogliertis. 5 contro 5 di nuovo. Però può rientrare subito l'Asiago con Bentivoglio, che prova a servire Luciani. Disco per Ulmer. Che rimane lì la rete! Lei! Ulmer! 2-1 dell'Asiago. Protesta Rogliertis, Michele. Non lo so, speriamo, vedo poche proteste e va bene così. Però che occasione. Attenzione al contropiede dei Kazaki, attenzione al contropiede, deve tornare Luzzi in velocità, disco in mezzo, gol. Contropiede fulminante, adesso riparte con Bentivoglio che va via in velocità, Bentivoglio però è da solo, arriva Iori, dagli una mano, riesce a servire Nigro, tiro alla rete! Anthony Nigro 3-2 con un polso della Madonna dallo slot. Ha tolto le ragnatele dall'incrocio dei pali, ci aveva la laboraccia, il portiere l'ha fatta saltare, si è mezza rovesciata. Gran gol, gran passaggio di Bentivoglio, bisogna dirlo. Bravissimo Bentivoglio. Ha spostato tutta la difesa, i quattro giocatori dello Yerkil sono tutti andati verso la propria porta a difendere Iori che la stava attaccando. È arrivato Nigro a supporto, è riuscito a vederlo con un non look pass e ha affrettato il portiere proprio, non oso dire sotto l'incrocio, ma millimetrico, chirurgico. Porta anche via il disco, glielo soffia e serve Iori. Iori c'ha Bentivoglio dall'altra, Bentivoglio non ci arriva, non era pulitissimo il disco, forse è stato toccato. Ancora il disco per Ulmer davanti alla porta, disco che si impenna, è lì bene l'Asiago in questo momento. Ora Iori che si accentra, poi va il tiro bloccato della difesa dell'Asiago che adesso riesce a liberare, secondi importanti per l'Asiago. 23 secondi, un'eternità, signori miei. Però un'agonia. Ci siamo, qui. Vince l'ingaggio lo Yertis. Prova subito il tiro della blu. Disco che è arrivata dietro la porta, illusione ottica del gol da questa posizione. Ancora 16 secondi. Disco che deve uscire. Bravissimo Bentivoglio. Bravissimo Bentivoglio. Ancora 10 secondi. Bentivoglio che non ci sta. Continua a pressare. Arriva anche Matteo, 5 secondi. Bravissimi ragazzi dell'Asiago. Ed è finita. Vince l'Asiago 3-2, signori. Che grandissima partita. Partita, bravissimi tatticamente, terzo tempo, fantastico. Che partita, ragazzi. Prima volta che commento una partita e mi viene un'emozione del genere. Veramente abbiamo lottato su ogni disco, abbiamo fatto un terzo tempo strepitoso, un primo tempo fenomenale, secondo me, un ritmo incredibile. Un terzo tempo ha un ritmo completamente diverso. Abbiamo giocato un 1-4, abbiamo aspettato indietro, siamo stati ordinati. Abbiamo trovato un gol straordinario di Nigro che ha fatto la differenza. Ma straordinari, Michele, straordinari. Ce ne sono stati questa sera che hanno fatto la differenza. Abbiamo visto un Ulmer da altri tempi, abbiamo visto un Sullivan incontenibile, fermare un 4 contro 1 ancora al secondo tempo, un Carozzi che ha fatto la differenza, Presti, Stevan, Marchetti che si butta sul disco, incredibile, una coralità di squadra incredibile questa sera. Bravissimi, intanto best player per le due squadre, 23 per lo Yertis, che è Guillermo Elaiev, autore anche di una rete questa sera. Anthony Nigro, hai ragione, per una volta le azzecchi. Dopo bisogna anche dire che in genere non sempre qua viene premiato il miglior giocatore, ma magari quello che appare di più, perché vuol dire anche un lavoro di Presti questa sera era veramente da MVP, se andiamo a vedere come si è comportato in campo.